Accendo i motori! In questo episodio... Sembra che la vena si stia esaurendo. Fermi tutti! Abbiamo un c***o di problema laggiù. Che cos'è? Quando è troppo! 316 mining e con l'acqua alla gola. Tutto qui. Io non ne posso più. Io mi tiro fuori. Siamo ottimi amici da 7 anni. In mano ho un 250.000. Ho deciso di comprare una chiatta tutta mia. Che ne pensi? C'è un bel po' da fare. Sta sbandando! Porca puttana! Non posso crederci. Ho speso una fortuna per un impianto di lavaggio che non lava un c***o. Sono in c***o nero. Siamo in quel periodo dell'anno in cui Parker si trasforma lasciandomi un po' spaesato. Andate a fan tutti. Mi spiace dirtelo, Parker, ma stiamo facendo la fine degli Hoffman. Qualcosa non mi torna. Questo posto è fantastico. È un c***o di paradiso terrestre. Freddy, come va la canalina? Tutto a posto, Todd! Fila tutto liscio! Sapete? Buckland è una miniera d'oro! In Oregon, dopo un inizio di stagione da dimenticare, la squadra degli Hoffman raccoglie finalmente l'oro nello scavo di Buckland. Questa stagione non ha fatto altro che causare stress. Speriamo che finisca meglio di come è iniziata. In questo momento ho una grossa responsabilità. Ma... Penso che siamo arrivati ad una svolta. I ragazzi sono la mia famiglia e voglio lavorare anche per loro. La scorsa settimana Todd si è avvicinato al suo obiettivo di 155 kg per 6 milioni di dollari. In soli 2 giorni di scavi, la squadra ha raccolto più di 1,5 kg d'oro per un valore complessivo di 60.000 dollari. Abbiamo scavato un bel buco. Laggiù abbiamo finalmente trovato l'oro accanto al tracciato della draga. È lì che andremo a scavare, proprio sotto quelle rocce. 2 mesi fa, Todd ha preso in affitto la miniera di Buckland da Marvin Weir. Questo è sicuramente il lavoro di una draga. La draga ha percorso tutto il tragitto fino a questo punto. È dagli anni 20 che nessuno scava seriamente quest'area. Come facciamo a sapere se c'è qualcosa? Se magari l'hanno ripulita a fondo? Per fartela breve, Todd, la draga non è arrivata fino in fondo. Lì troverai il tuo oro. Circa 100 anni fa, una draga ha trovato un giacimento ricco d'oro nella miniera di Buckland. Questo si è rivelato talmente fruttifero da produrre 746 kg d'oro, che in valuta corrente equivalgono a 7 milioni di dollari. Todd sa dell'esistenza di uno strato di minerale in profondità che la draga non è riuscita a raggiungere. Ma prima di scavare al di sotto di questo antico tracciato, la squadra sta lavorando a un piccolo giacimento rilevato la settimana scorsa. C'è una sottile striscia d'oro grezzo appena fuori il tracciato della draga, ed è lì che stiamo scavando. La draga è passata di qui per estrarre grandi quantità d'oro. E tutto ciò che non hanno preso. Speriamo di raccoglierlo noi. Prima lo recuperiamo e prima riesco a pagare il mutuo. Finora promette bene. Speriamo che continui così fino alla fine. Vaffanc***o! Dave, ha colpito qualcosa! Spegnete subito! C'è qualcosa dentro! Spegnila! Spegnetela! Dave, ci sono danni? La lama del vaglio cade a pezzi. Non so che cosa è successo. Dovremmo sostituire l'intero impianto. È andato del tutto. Secondo me ci sono delle rocce incastrate che ci hanno giocato un brutto scherzo.
All'interno del materiale ci sono delle rocce che hanno iniziato a sbattere contro la lama a spirale. Se non riusciamo a sostituire questi pezzi, senza queste parti necessarie, l'impianto non funziona e non troveremo neanche un grammo d'oro, quindi adesso è una corsa contro il tempo. Finora questa stagione è stata molto frustrante. Questo incidente è un altro fattore di stress. Ci sono stati cambi di programma, ma è così che funziona. Bisogna sapersi adattare all'istante in questo settore, altrimenti non si va molto lontano. L'oro è nell'argilla che viene rimossa dall'impianto, quindi dobbiamo aggiustarlo. Ora estrarrò i bulloni e metterò i nuovi. Ehi, Kevin, ti dispiacerebbe aprire la fiamma? Va bene. Questi fanno parte di una piastra d'acciaio, gli altri sono diventati molto fragili. Siamo a buon punto. È fondamentale estrarre quanto più oro possibile, perché altrimenti non riusciremo a raccogliere un bel niente, stando fermi. Diamoci dentro, l'oro ci aspetta. I vecchi bulloni sono stati rimossi. Torniamo al lavoro, forza! D'accordo. Accendo i motori! Azioniamo tutto l'impianto, facciamo scorrere! Apro anche l'acqua, ragazzi! Ora accendo la lama. Todd, Dave, mi ricevete? Dovete assolutamente dare un'occhiata qua giù. Sì, Andy, dimmi che succede. Sembra che la vena si stia esaurendo. Oh, cavolo. Lì c'è la vena. Sta scomparendo del tutto. Ah, che guaio. Finisce in questo punto. Dici? Credo di sì. Ci saranno sì e no 60 centimetri di materiale. Abbiamo perso più del 60% di quanto avevamo. Esatto, questo è quanto. Da qui in su è solo terra. Qui dentro non c'è oro, ne sono certo. Andy ha scavato una vena di materiale aurifero che corre lungo le pareti dei sedimenti. Ma pian piano, questa si è drasticamente ridotta in dimensioni. Scavi come un mulo per 3 giorni per estrarre qualche grammo di oro. Non ne vale la pena. Ok, d'ora in poi ci concentreremo solo sulla vena principale.